hanno nomi, volti e provenienze diverse, ma un'esperienza in comune. Prima di venire a Betlemme lavoravo per una televisione e società di produzione video, come addetto alla formazione. Avevo una buona professione, una buona esperienza, ma poi un viaggio qui in Terra Santa mi ha cambiato e ha cambiato i miei piani e la mia prospettiva di vita. One trip here in Holy Land changed me. It changed my decision and it changed my outlook in life. La mia vocazione è iniziata da piccolo, quando facevo il chierichetto nella mia comunità. Poi, conoscendo i frati e la custodia di Terra Santa, ho avuto il desiderio di venire in Terra Santa per aiutare la custodia nelle sue necessità. Mi è venuta la vocazione 3 o 4 anni fa, durante la marcia francescana. È lì che ho scoperto che la vita dei frati e delle suore non è solo preghiera, ma anche vivere una gioia interiore, pur non possedendo nulla. Non hanno automobili, non sono sposati e non hanno figli, ma li vedi felici mentre cantano e ballano. Sono alcuni giovani in cui è nata la prospettiva di una vocazione a frati francescani. Ogni storia è unica, ma vivono insieme per verificare l'intuizione ricevuta, stando nella casa di accoglienza del seminario di Betlemme, da 4 anni l'unico centro della custodia in Terra Santa con questo scopo. Questi trovano i ragazzi che vengono a fare questa prima esperienza per conoscere la Terra Santa, anche per conoscere un po' la custode, e così loro si trovano fino al mese di luglio, sono 9 mesi che si trovano qui in un'esperienza che fanno tutti insieme ragazzi da diversi paesi. Palestina, Filippine, India, Corea e varie parti dell'America Latina. Gli aspiranti frati provengono da ben 7 nazioni diverse. First and foremost, the language was a barrier. All'inizio la questione della lingua era una barriera perché non ne avevamo una in comune. Ma poi, a poco, col passare dei mesi, siamo riusciti a trovare quei punti in comune e a parlare. Per esempio, stiamo tutti studiando l'italiano e credo che questo ci aiuti a comunicare. Non solo lo studio della lingua, la preghiera delle lodi, l'eucaristia, la colazione. Poi il lavoro, le lezioni di catechismo o di storia della custodia, fino ai vespri alla sera, la cena e un momento di convivenza insieme alle comunità maggiore di Betlemme. Gesti quotidiani, per rendersi conto se la vita da francescani è la propria strada. Quando lasci il tuo paese, scopri altre culture e questo ti apre la mente. Dimostra che non hai ragione solo tu, ma anche altre persone, pur avendo altre idee o essendo diverse da te. Questo ti fa crescere. All'inizio è stato difficile, soprattutto per la mia famiglia, essendo figlio unico. Ma dopo aver lasciato tutto, ho trovato una Letizia che mi ha dato una grande gioia. È un cambiamento radicale, da una vita esuberante in ambito televisivo, piena di divertimenti, dove io ero l'insegnante, all'essere io in formazione, in dialogo col Signore, a scoprire la mia vocazione. Sì, ho perso qualcosa, ma ne ho trovato una migliore. Ho trovato dei fratelli, una comunità, ho trovato una spiritualità e certamente un nuovo modo di seguire Gesù. New way to follow the Lord Jesus.